Probabilmente l'unica soluzione contro tutto quello che stiamo vivendo adesso è puntare sulle rinnovabili e puntarci sempre di più. E così è una delle soluzioni, ma sicuramente è la soluzione che ci porta anche un po' più in là nel futuro. E questo l'abbiamo capito ormai in maniera direi abbastanza chiara da questa situazione in cui ci troviamo, anche se in certo modo era chiaro sin da prima. Quello che si osserva in questo scorcio di 2022 è che non solo l'abbiamo capito un po' tutti, ma soprattutto l'hanno capito i consumatori italiani e le aziende italiane, perché abbiamo visto nel primo semestre del 2022 più che raddoppiare, in realtà triplicare le domande di connessione alle reti di media e bassa tensione per impianti piccoli, anche medi, da parte di aziende, da parte di privati. Quindi diciamo i consumatori l'hanno deciso e lo stanno facendo. Il nostro compito è renderlo possibile, quindi migliorare la capacità delle reti di assorbire questa produzione diversificata molto distribuita e anche mettere a disposizione prodotti donde la nostra decisione di investire in una fabbrica di pannelli solari in Italia da 3.000 MW all'anno, che renda possibile al consumatore italiano di comprare pannelli e non soltanto di origine cinese. Questo è quello che sta succedendo. Poi chiaramente se ci saranno autorizzazioni più veloci e capacità di realizzare impianti un po' più incisiva rispetto a quello che c'è stato nel passato, anche gli impianti di altre di grandi dimensioni potranno finalmente dare il loro contributo. Noi in Italia siamo presenti in tutti i campi, idroelettrico, geotermico, solare ed eolico, e su questo chiaramente abbiamo in questo momento una pipeline di investimento che cuba circa 28.000 MW di impianti che vorremmo essere in grado di realizzare nel giro di tempo più breve possibile. Questo con i fondi del PNRR anche potrebbe accelerare? Non è una questione di fondi purtroppo, è una questione di autorizzazioni, quindi qui c'è il problema che i fondi sono in eccesso rispetto alla capacità di scaricare i fondi a terra, perché le autorizzazioni sono in ritardo.